La differenza ha chiesto appunto tu vuoi fare l'americano, no, io mando tu vuoi fare l'americano, lei aveva chiesto la lontananza. Dato che a Predappio Aldo Siboni ha suonato tu vuoi fare l'americano con Sauro e Alice che ballavano, bravissimi, poi lei è carinissima, mi perdonerà Sauro se lo dico ad alta voce, ma è talmente carina, va bene, no, si fa per dire. E, però prima, dato che quella sera c'era un ospite speciale, che era Sgabbanazza, prima del brano vi voglio far sentire una barzelletta, magari anche più tardi ne manderò anche un'altra, forse un'altra ancora, così ci godiamo una barzelletta e una canzone, va bene? Ho dedicata alla Michela e all'Adriana e le sue colleghe, amiche nostre, sue, a tutte quante, vai pure così, tu vuoi fare l'americano e barzelletta di Sgabbanazza. E questo lo voglio dire perché è successo a Fiumana di Predappio, qui. Una donna di 42 anni ha trovato il marito alle 3 di notte in cucina che pianseva con i gustone occhi. Ma cosa hai fatto, amore? Ma mi sono preso i ricordi. Ma che ricordi? Ti ricordi quando andavamo mano nella mano lungo il fiume? E piangi per questo? Aspetta! Ha tirato fuori il fucile, la scioppa, e ha detto: o lo sposi o fai 20 anni di galera. Beh, allora uscivo domani.
Molto bravi, tutti e tre, tutti e tre. Aldo, Sauro e Alice, bravissimi, bravissimi. Pronto? Pronto? Pronto, Guglielmina? Sì. Oh, ciao Guglielmina, come va? Va bene. Oh, sono contento.